Buonasera di nuovo. Buonasera a tutti. Un altro video svuota la spesa, dove la spesa oggi non è tanto mangereccia perché ci stiamo dirigendo anche verso altri luoghi dove comprare cibo buono, ma stiamo acquistando chiaramente quello che non è possibile acquistare nelle fattorie o altrove, altre cose che servono a casa, tra cui per esempio biscotti miei. I miei Calbusero buoni così per la colazione, senza zuccheri aggiunti, ottimi per la dieta. È cambiata la confezione. Ma penso che il biscotto sì. Non sia mai mi sia cambiato anche il biscotto. Ma non penso proprio. Mi vado direttamente a suicidare. Questa prima era così, adesso è così. Biscotto dall'idea di essere il medesimo. Ma sì, dai. Speriamo. Che c'è qua? Ti piace la pizza di Pasqua, quella dolce? Io ne vado matta. Questa col cappuccino, la morte sua. Anche il latte bianco. Anche il latte bianco. Mi sblocca il ricordo della mia infanzia. Mia nonna faceva queste cose, ma le faceva lei. E vabbè. Artigianali delle nonne. Questa, erano, se non sbaglio, dentro molto corposa. Dolce, corposa, c'è un po' di aricetta, non so che ci mettono, se la risetta, la finocchiera, mi ricordo. Ci porta la finocchiella. E auguri se ci vedi. Sì, vabbè, manco con occhiali se legge. Non mi dico leggi. Sto più o meno leggendo. Non ci credo. C'è pure il latte in polvere, senape, lupini. Ma che cazzo c'entra i lupini? Lupini. Va bene, pizza di sì, Pasqua. Pizza di Pasqua. Diciamo. Oh, questa è per la mia baby cucciola. Fino a 12 mesi la porto comunque avanti con questo qui dei kittens. Il Purina One, devo dire, le piace tanto. È molto viziata. Sì, è viziatella. Quando le do il cibo delle più grandi, se lo mangia, però a breve si dovrà allineare. A maggio compie un anno, per cui va bene così. Pure, ah, questa che è? Questa l'ho presa, Pittarello. Vernice bianca. Poi lì c'è scritto copri macchia. Ah, ok, spray. Perché siccome c'è un po' di muffa dove bagno, faccio la doccia. Sì. La pulisco e poi con ci passo candeggina, questa per coprire, okay. Diventa bianco, capito? Perfetto. Poi, questo è il mio accendino per le candele. Io a volte le accendo con i fiammiferi, ovviamente, ma quando devo accendere tipo gli incensi, con i fiammiferi non mi trovo bene. Preferisco avere un accendino. Ma lo sai che questo non c'ha la fiamma classica? No, che c'ha? È tipo lanciafiamme, mi sono spaventata quando l'ho provato, era tipo lanciafiamme. A parte è fighissimo perché è flessibile, fate quello che vi pare. Ma aspetta che lo sblocco, guarda. Aspetta. Ecco. Ah, è proprio una fiamma ossidrica. Questa è la fiamma ossidrica. Questa è buona per i casseforti. Piglio fuoco. Va bene, che ci abbiamo? Ah sì, ho comprato due cestini da mettere nel frigo, nel cassettone della frutta. Aiuto. Ecco. Così divido meglio le cosine, non sporco sempre il frigo. Si sporca questo, è più semplice da pulire. Quindi cassettini per il frigo. Poi. Ah, c'era la maionese Orco. In offerta. Che è un'ottima marca, ottima. Era il tubetto da 150 grammi in offerta a 74 centesimi. 75 centesimi. Scade tra un anno, quindi mega scorta. Noi la usiamo tanto per i tramezzini, le cose. Tramezzini, patatine fritte, quindi ne abbiamo presi quattro. Così il tubetto. Per un po' di tempo. Diciamo che il tubetto, essendo piccolo e sigillato, garantisce una certa pulizia, no? Noi abbiamo provato anche i vasoni, a noi piace molto l'Heinz. Sì, l'Heinz è la migliore. Per convenienza prendevamo i vasi da 600 grammi, però effettivamente piglia, riapri, richiudi. Meglio, insomma, sempre chiuso. Per roba a base di uovo, boh. Quindi preferisco il tubetto. Abbiamo voluto provare della Granoro una polpa, sono diciamo, di datterini gialli interi. Sì. No, gialli, datterini, punto. Quindi sono rossi questi, non no, c'è giallo. Gialli. Datterini interi da pomodorini di Puglia. Quindi sicuramente saranno rossi, se non c'è scritto gialli sono rossi. Vabbè, sono rossi. Comunque datterini dolci, la proviamo. Era in offerta, quindi abbiamo scalzato per un attimo la mucchi. Questa è senape, semplicissima. E quando facciamo gli hot dog? Ecco, batterie che in casa non devono mai mancare. 690 telecomandi, PlayStation, Xbox e quant'altro. Un po' di riserva di batterie.
Abbiamo visto che la Kodak avrà fallito come rullini fotografici, ma vedo che si è buttata sulla batteria. Sì, perché la Kodak c'è da fare un... Quando è arrivato, uscito il digitale. Quando è passato dalla pellicola al digitale, quando i primi si sono presentati dicendo alla Kodak se vogliono passare al digitale, la Kodak si è messa a ridere. Non ci credevano proprio al discorso digitale, dice non ci interessa. Invece è stata una mazzata perché hanno rischiato di fallire e adesso si sono buttati sulle sulle batterie. C'è da dire che l'amante vero della fotografia ama sempre sviluppare. La pellicola è sempre meglio. Però oggi come oggi, per praticità, capite bene che non funziona quasi più. Pavesini pacco doppio, super offerta, $2,99. Ottimo prezzo. Questi spezza fame, è vero che c'è un pochino di zucchero, ma in quanto a vere e proprie calorie siamo bassi, tant'è che anche la mia nutrizionista me li aveva inseriti nella dieta un paio di volte a settimana, a metà mattina o metà pomeriggio c'era il pacchetto di pavesini. Io li utilizzo infatti anche per fare il dolcetto dietetico a base di yogurt zero, e pavesini di fondo, un goccio di caffè decaffeinato con zucchero dolcificante, e yogurt bianco, poco cacao sopra, amaro in polvere, e magari un po' di farina di cocco, viene su una meraviglia. Belli belli, ecco. Questo non è dietetico, grande gioia di Luciano. L'abbiamo preso per ricordo, dai. Sì, è riuscito fuori questo sciocco banana, ve lo ricordate? Ci davano i nonni. Sì, allora la banana col cioccolato sopra. Buonissimo. Madonna, io sono troppo curiosa adesso, voglio aprirlo. Voglio anche mangiarlo. Pure. È grave? No. Com'è? Oddio, sono proprio fatti alla vecchia maniera. Come una volta. Sono divisi con le carte veline. Bello. Buono. Buono. È proprio banana. Buona, Io sento anche il limone. Buonissimo. C'è il limone dentro, eh? Buono. Forse per conservare la banana. Ecco. Non commento. Non commento proprio. Ok? Nulla da aggiungere. È roba tua, vero? Sì, quella sì. Non metto qua, la mangiano più. Certo. Pepsi. Hanno messo il vecchio marchio. Per quello la prendo. Carina. Vabbè, ma è solo un adesivo, amore. Non lo so, però a me mi piace. Si sente nostalgico quest'oggi. Ah, questo bellino. Allora, l'ho preso per l'olio. Noi abbiamo questo attrezzo qui. L'abbiamo cambiato più di uno in 4 anni perché nessuno mi soddisfa. Non mi soddisfa neanche questo. Qui c'è questa specie di gommina fatta... A soffietto, bravo. A parte che la goccia cade quando viene messo, allora io ci sto attenta e faccio così, o col tovagliolo, i figli no. Quindi ho le colate laviche di olio dappertutto, c'è il piattino sotto eppure quello si sporca. È difficile da lavare con questa roba di gomma, questo sifoncello qui è talmente sottile che dentro rimane sporco. Se lo lavi col sapone rischi di mandarti il sapone nel piatto. A me non soddisfa. Questo affare qua invece è praticissimo. Plastica dura, prima cosa, c'è il salvagoccia, quindi non vedrete più colare cose. Si lava tutto il blocco e quando si apre il buco è larghissimo, facile da rifillare, e questo è direttamente bucato, quindi questo con uno scovolino o semplicemente sciacquandolo bene si pulisce perfettamente. Quindi sono veramente contenta e andremo a sostituire quella meraviglia lì una volta per tutte per l'olio. Pagato? $2,99. Dopo diamo i prezzi, li ho messi là. Tutti? Sì. Vassoietto, questo me lo ricordo, 1,49. Vassoietto di plastica, ma per la colazioncina da portare a letto. Perché ricordava il pocket coffee. Sì, perché ci sono i chicchi di caffè, la moca, vedete, la tazzina. È proprio bello nei colori, sinceramente. Quindi è plastica, è come si chiama la plastica quella così? PVC, melamina? Sì, no, PVC, melamina no, questa è PVC, perché è flessibile, non è melamina. Ah, sempre per l'amicia viziata, ho trovato in offerta i quadripack di gourmet, sia sfilaccetti che mousse con cuore morbido. Porella. La mousse ho preso pollo e manzo, sono 2 e 2. Invece gli sfilacci sono pesce dell'oceano e salmone. Abbiamo finito?
Ah, hai ricomprato lo schiumino però, per il cappuccino. Ma c'è un motivo perché l'ho comprato. Perché questo qua questo costava 3,99. Ok. Quell'altro che c'ho lì, c'ha le batterie che costano 6 euro. Sì, e finiscono presto. E finiscono presto. Siccome io, a me piace molto fare il cappuccino schiumoso. Ma pesa sto coso. Sì, questo invece è molto, c'ha le batterie piccole. Ok, quindi più e poi c'ha la cosa che gira di più. Quindi sì, questo perché questo fa... è fatto tipo seghetto di plastica dura, quello invece è una specie la è una fustella tutta tutta girata, sì. Mi piace sì, il cappuccino sì. Schiumoso. Eccolo qua, sì. Questa quanto l'hai pagata? 3,99. Ok. Finito? No, cioè, vabbè, questa è per l'officina. Lo spellafili. Lo spellafili per l'officina. Come sei rude, amore. L'ho lasciato dentro qualche macchina, ma l'ho ricomprato. Se l'è perso, ma non dentro i motori, ovviamente. No, no, dentro qualche... dentro qualche sedile? Aspetta che c'ho i prezzi qua. Ah, ok. Allora, Kinder Bios 2,89. Porello. I pavesini 2,99. I Kinder Cornetti 3,29. Ma questi da dove escono fuori? Non lo so, sono nuovi, lo riproviamo. Cornetti no? Con la K. C'erano pure con l'albicocca. Quindi sono tutti strisciati così dentro? Non lo so, non mai. Spacchettamento! Non si vede niente. Chiuso. Che sola. A me non me va, se no lo mangio. No, lo mangiamo domani mattina. Sì. Poi le batterie Kodak 1 euro. Ah, le 4 Kodak 1 euro, ragazzi. Cioè Kodak veramente ha deciso di lanciarsi sul mercato al meglio delle sue possibilità. Un euro, manco i cinesi. E il Choco Banana 2,49. Per ingrassare felici. La Senape 99, stava in offerta. Ottimo prezzo, Louis Frère. La maionese Urco 0,74, hai ragione tu. Sì, 74 centesimi, buona. Queste sono le cose che abbiamo preso per la polenta, la pasta l'ho presa per il pacco per, ah sì, abbiamo fatto degli acquisti per il banco alimentare, ci hanno dato la busta vuota e gli abbiamo regalato delle cose e quell'altro poi abbiamo fatto in due parti, quindi non c'ho lo scontrino del, ah è vero, che cosa comunque manca? Questo 3,99, vabbè l'abbiamo detti tanto, questo 2,99, questo sarà 65 centesimi. Ok, il gourmet mi ricordo costava 2,99, questa 5 euro, la torta 4,99, la pizza di Pasqua la Purina One rosa per i cuccioli era in offerta 4,70 euro, mi pare 4,79. Normalmente sta sui 5,90 questo. Sì, sì. Il vassoio stava 1,49 euro. Basta. Non abbiamo preso... Pavesini, abbiamo detto. Logicamente... Ah, i cestini. No. Quanto venivano i cestini? 1,49? 1,99. 1,99 l'uno. Abbiamo un bel reparto casalinghi nel nostro Triscount vicino casa. Bisogna andare al piano di sopra, però c'è tanta roba, ci sono candele, cose. Non ho trovato le mie candele all'uva. Peccato. Ho trovato una candelina da 99 centesimi, un profumo, ma mai così economiche e così profumate. E addirittura si sentiva ancora. Si sentiva in giro per il locale, ma non c'era straccia delle mie candele. Vabbè, le hanno scoperte, l'ha scoperta qualcun altro. Bene ragazzi, ragazze, vi ringraziamo per la compagnia di questo nuovo video che amate tanto. Per qualunque domanda, curiosità, ovviamente i commenti. Un grande bacio, a presto. Un salutone.